Mike Flood è appeso al tetto di casa sua. Presto, emergenza! Mike Flood è bloccato sul tetto! Fridlington, tu resta qui alla centrale operativa. Vista la tua condizione, andrò io in azione. Prendo Venus, seguitemi! Agli ordini, signore. Il suo elmetto, signore. Cosa? Ah, sì, certo, grazie. Quanto ce la farà a resistere? Stia tranquilla, signora. Niente panico. Suo marito è in ottime mani. So come si fa questo mestiere. Ho anni d'esperienza. Pronto e capace è sempre stato il mio motto. Forse dovremmo iniziare ad occuparci di lui. Cosa? Oh, sì, certo. Assolutamente pronti ad azionare la scala telescopica, ecco. Per prima cosa dovremmo stabilizzare Jupiter, signore. Sì, certo. Lo sapevo. Più a sinistra. No, più a destra. Vuoi che venga su ad aiutarti, Sam? Credo che riuscirò a cavarmela, signore, grazie. Mike, tempo una scrollata di coda d'agnello e sarai a terra. Questo mi ricorda quella volta che una pecora rimase intrappolata sul campanile di una chiesa. Che avventura. So che lo dici sempre, certo che indosso la maglia della salute. Ora devo andare, mamma. Norman con la testa incastrata in un'inferriata. Eccomi, ci sono quasi, Mike. Calma, meno agitazione e più rapidità. Mantenete il sangue freddo. Sì, Elvis. Cosa? C'è un'altra emergenza? Aiuto. Un ragazzino incastrato in un'inferriata? C'è un ragazzino da salvare. Me ne occuperò da solo, a meno che qui non abbiate bisogno di me. No, vada pure, signore. Porteremo a termine la missione. Spostatevi, prego, fate largo al pompiere. Norman Price? Avrei dovuto immaginarlo. Sì, capitano Steele, sono proprio io. Lo tiri fuori da lì, la prego. Crede che sia possibile liberarlo? State indietro, prego. Ho bisogno di spazio per agire. Ricordo una volta in cui un ragazzo restò incastrato nel cancello di una fattoria. Era esattamente in questa posizione. No! Aiuto! Sono bloccato! Presto! Mi tiri fuori! Non così, mi fa male! È per colpa delle orecchie! Le sue sono anche più grosse delle mie! Oh, ma tutto questo è ridicolo! Qualcuno dovrà pure aiutarmi! Nina! Guarda laggiù! Cridlington? Al rapporto, capitano Steele, sempre pronto e capace! È mio dovere, li liberiamo subito! Trevor, vai a prendere le pinze pneumatiche, sono nel retro di Venus! Oh, subito, Elvis! Prima le donne e i bambini! Piccolo angelo, sano e salvo! Adesso avrei bisogno che mi liberasse dalla mamma! Oh, finalmente! Oh, è così che si fa! Ottimo lavoro! Non spargiamo in giro la voce, se è possibile, Cridlington! Conti pure su di me, capitano Steele!